Benvenuti in questa nuova puntata di The Nightfly. Questa volta parliamo di elettroshock, di terapia elettroconvulsivante, perché è un altro ambito in cui psichiatri e anestesisti si possono trovare a lavorare insieme. Oltre a fare contenuti in automobile durante i loro bei viaggi, certo, quella dell'ECT, cioè dell'elettroshock, è l'altra situazione in cui uno psichiatra e un anestesista possono collaborare assieme. E se permetti, volevo fare una piccola introduzione sul tema dell'elettroshock perché se ne sa molto poco, la maggior parte delle persone hanno costruito la loro base di conoscenza su false notizie. E vedremo dopo come mai. Di conseguenza bisogna fare un pochino di storia. Allora, l'elettroshock nasce nei primi decenni del Novecento e il merito, perché è stato realmente un merito, è di un italiano, Celletti, e poi c'erano insomma altri psichiatri, poi hanno collaborato, Bini, Bazzi e altre persone. Comunque è nato a Roma, l'originaria macchina è a Roma nel museo dell'ospedale La Sapienza, dell'Università La Sapienza, e l'elettroshock è nato sull'osservazione che alcuni pazienti affetti da grave schizofrenia, se avevano una crisi epilettica, se per qualche ragione si manifestava una crisi epilettica, il loro quadro sintomatologico migliorava. Ed ecco che nella mente di Cerletti è nata l'ipotesi di far sì di indurre in maniera artificiale una crisi epilettica, una piccola crisi epilettica a scopo terapeutico. L'elettroshock, ovviamente, i primi anni è stata una terapia molto, molto problematica, molto, molto controversa per varie ragioni. In primis, perché era chiaramente una terapia che forniva un'esperienza al paziente molto brutta, perché comunque generava una crisi epilettica che avveniva da svegli e quindi al di là del fatto che poi magari i sintomi migliorassero, l'esperienza di cura era comunque brutta. Inoltre per molto tempo l'elettroshock è stato usato anche in maniera impropria, ovvero veniva usato anche a scopo, chiamiamolo, punitivo o cose di questo genere. In realtà, anche se poi non era punitivo, ma alla fine sembrava quasi punitivo, ecco, quindi quasi per, come dire, associandolo a gravi anomalie di comportamento che si potevano tentare di contenere, no, tramite questa terapia. Questo è stato un problema, ma questo problema ricordiamocelo che ce l'ha avuta tutta la medicina fin dai suoi primordi. Ecco, se tu, non so, a inizio Novecento, francamente, non so, o anche a metà Novecento, se volevi incontrare più uno psichiatra o un chirurgo, perché non so, se nel 1910 avevi una gamba in cancrena, te l'avrebbero segata da sveglio, chiaramente. E questo è ovvio che è un'esperienza molto più traumatizzante, ovviamente, di quella di subire un elettroshock senza anestesia. Poi, col passare del tempo, si è capito quali erano. Per ritornare all'elettroshock, si è capito quali erano le indicazioni, chiamiamole scientificamente dimostrate, specifiche della terapia elettroconvulsivante, e in più c'è stata l'innovazione, perché è una vera e propria innovazione, dell'utilizzo dell'ECT, Electroconvulsive Therapy, sotto anestesia. E lì è cambiato tutto e siete arrivati voi, perché questo ha generato veramente un salto in avanti nella qualità di questa cura. L'anestesia è arrivata dopo 30 anni di elettroshock, di terapia elettroconvulsivante fatta senza, quindi quando già ci sono 30 anni di esperienze non proprio positive. Poi, come molte innovazioni in medicina, anche buone, non subito gli estimatori della terapia elettroconvulsivante senza anestesia hanno apprezzato la presenza dell'anestesia, anche perché non tutte le anestesie generali sono uguali per avere una buona crisi generalizzata tonico-clonica, terapeutica, curativa. Comunque, in ogni caso, ad un certo punto, per fortuna, arriva all'anestesia. Ma anche prima questa forma di terapia in psichiatria era efficace. Certo. Cioè, non è che prima, nei 30 anni prima dell'anestesia, non Facessero funzionasse. l'elettroshock così a muzzo perché non Esatto. sapevano cosa fare. Aveva delle indicazioni che poi sono state affinate, ma i pazienti dopo stavano oggettivamente molto meglio. Questo è da sottolineare, ecco.
L'indicazione che io conosco dai miei studi è quella della depressione maggiore in gravidanza, giusto? Sì, della depressione maggiore resistente, della depressione maggiore in gravidanza, della depressione maggiore associata a gravi reazioni suicidaria. In sintesi è la stessa cosa che adesso viene, diciamo, lo stesso scenario psicopatologico per cui adesso si consiglia l'utilizzo della chetamina o dell'eschetamina. Bisogna dire che l'elettroshock è comunque al momento ad oggi la terapia più efficace per quelle forme di depressione che sono gravemente resistenti ai farmaci, ai trattamenti, chiamiamo, convenzionali. E da qua è da dire una cosa abbastanza importante, nel senso che come mai una terapia così efficace è stata stigmatizzata? In parte per quello che è accaduto prima, però la chirurgia, benché abbia fatto molto più sofferenza dell'elettroshock, poi in qualche maniera insomma è andata avanti e si è visto che non era una terapia così traumatizzante con l'anestesia. L'elettroshock è accaduto qualcosa negli anni 70 che ha impedito, anni 60, anni 70, che ha impedito, come dire, la sua rivalsa, il suo ritornare sulle scene come terapia veramente molto importante. Una volta che negli anni 50-60, più 60, 1960, la terapia elettroconvulsivante è stata modificata, migliorata dall'anestesia, comunque non ha preso piede. No, non ha preso piede un po' perché la psichiatria ha mantenuto molto il suo stigma. È un po' perché dagli anni 70 in avanti c'è stata un battage mediatico operato da Scientology e anche da altre associazioni, ma prevalentemente Scientology, che hanno detto che noi maledetti psichiatri in realtà non volevamo aiutare le persone, ma volevamo friggergli il cervello. No, questa espressione, friggergli il cervello, che viene usata in molti film, viene usata in Batman, la troviamo nei fumetti, nelle narrazioni, eccetera, è quello che ha generato purtroppo una resistenza in molte persone ad utilizzare questa terapia. Ovviamente generando grandissima sofferenza, perché quando io sento persone che si lamentano giustamente di non riuscire a guarire dalla depressione, bisogna ricordare a loro che c'è una terapia che molto, molto probabilmente le farà uscire da una depressione anche grave, anche resistente a molte altri interventi farmacologici. E se non sbaglio anche in maniera estremamente rapida, certo, proprio per il fatto che è una delle terapie con un rapporto trattamento-guarigione più vicino, guarigione, insomma remissione. Sì, ha un effetto molto molto rapido, addirittura dopo il primo intervento, alle volte si fanno ancora due o tre interventi elettroshock, ma molto spesso già il primo intervento è quasi risolutivo. Faccio un piccolo inciso, oggi è una giornata particolarmente umida e bagnata. Sì, sta piovendo veramente tanto e vabbè, no, spero che si sentirà bene, proveremo poi anche a pulire un po' la registrazione. Segnale. Ecco, no, questo è importante perché lo stigma e il battage antipubblicitario che è stato fatto contro l'elettroshock purtroppo ha limitato fortemente l'utilizzo di questa tecnica in molti casi gravi che anche in questo momento continuano a soffrire e io direi che dobbiamo, non sì. Si sente più niente. Ok, proviamo ancora un pezzettino, poi al massimo tagliamo. No, non si sente più niente. Ok, no. A tra poco! C'è troppa pioggia. E siamo di nuovo qua con l'elettroshock o terapia elettroconvulsivante. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al fatto che molte persone, per via di pubblicità negative, di stigma, di fake news sull'elettroshock, non contemplano neanche l'idea di farlo. Mentre invece in Italia, ad oggi, per fortuna, ci sono diversi centri, sia nel Servizio Sanitario Nazionale che nel privato, che lo fanno. E questa è una cosa importante da sapere, perché io sempre più persone che mi scrivono dopo aver provato tutti i trattamenti farmacologici non riesco a uscire dalla depressione, beh, andrebbe contemplata sia la chetamina e a seguire anche l'elettroshock, perché l'elettroshock funziona se viene fatto bene. Ma a questo punto parliamo un pochino di come si fa l'elettroshock modernamente, non così qualcuno vola su un idolo del cuculo. Importante quindi riassumere che
Elettroshock sostanzialmente significa indurre in maniera controllata, in maniera sotto anestesia, una piccola crisi epilettica che in qualche maniera resetta il cervello di una persona. Riassumiamo ancora le indicazioni, quindi abbiamo detto depressione resistente ai farmaci, depressione grave con ideazione suicidaria importante, depressione in corso di gravidanza, ma ho dimenticato di dirvi alcune cose, la catatonia che può essere presente, e la depressione grave e catatonia che può essere presente sia nella schizofrenia che nel disturbo bipolare. Ecco, quindi sono tutte indicazioni molto importanti che meritano di essere, come dire, contemplate se una persona non sta meglio dopo anni di terapie, insomma di resistenza ai farmaci e altri tipi di terapie. Quindi l'elettroshock non deve essere temuto al giorno d'oggi, così come non deve essere temuta la chirurgia. Un tempo tu non volevi avere un intervento chirurgico da sveglio e allo stesso modo non volevi avere un elettroshock da sveglio. Oggi le cose sono cambiate, la chirurgia non fa più paura e, accidenti, anche l'elettroshock non dovrebbe fare più paura, in modo che le persone possano contemplare una via di uscita quando in realtà sembrano non essercene più, perché molta gente dice, ahimè, io dovrò stare così per sempre, i farmaci non hanno funzionato, le terapie non hanno funzionato. No, c'è sia la chetamina, l'eschetamina e forse qualche cos'altro in futuro uscirà, ma c'è anche, e mi raccomando, l'elettroshock, perché l'elettroshock oltretutto ha un basso livello di effetti collaterali. Ce ne sono alcuni che sono stati addirittura, insomma, considerati in maniera eccessiva. È vero che può essere compromessa la memoria, sicuramente la memoria a breve termine in corrispondenza dell'anestesia e della, diciamo, dell'intervento. Avrete l'amnesia dell'evento, sì, in sé, di sicuro. Sicuramente ci sarà. C'è anche la possibilità che si subiscano dei danni mnesici anche di altro tipo. Purtroppo c'è, ma ragazzi, qua stiamo parlando di una, comunque di un intervento che ha comunque un buon livello, un buon rapporto rischio-beneficio, perché se una persona vive con una depressione grave, vi garantisco che l'ultimo dei vostri problemi è non ricordarvi qualcosa, diciamo, del passato, perché la depressione grave a certi livelli è qualcosa che una persona vuole farla passare, ecco. E questo è un po' il succo, anche gli effetti collaterali in realtà sono quelli poi un po' anestesiologici. Sì, dal punto di vista anestesiologico, non ce ne sono così tanti. Dal punto di vista anestesiologico, uno poi gestisce i fastidi post terapia elettroconvulsivante, che sono, possono essere la cefalea e la nausea, che però si gestiscono con i giorni come, seguenti, sì, diciamo, come il paracetamolo oppure i brufen o farmaci molto semplici di questo tipo. Anche la nausea si gestisce con tipici farmaci con cui si gestisce la nausea postoperatoria, non so, lo Zofran, il Dansetron e così via. Se vi interessano questi argomenti e volete sapere più dettagli dell'argomento, rimanete sintonizzati, scrivetelo nei commenti, perché potrebbe uscirne un altro se avete delle domande specifiche. Questo è proprio uno scenario fatto chiacchierando fra me e Marilu, e ovviamente, però non so se siamo stati così precisi. Nel caso fate domande, perché quelle che possiamo vi risponderemo giù nei commenti. Se invece farete domande disruptive, incredibilmente interessanti, che aprono nuovi orizzonti, magari, chi lo sa, facciamo un nuovo video. E mi raccomando, un'ultima cosa, se per caso avete esperienza diretta di questa terapia, scrivetelo nei commenti, magari non con troppi dettagli per la privacy, ma sì, diciamo, se ovviamente sempre tenendo conto che questi video hanno migliaia di visualizzazioni, quindi insomma, insomma, può essere interessante, ma ricordatevi che si sta parlando a un'audience molto ampia, per cui prima di scrivere dettagli della vostra vita pensateci bene, ma non solo qua, ovunque si parla di salute, benessere e medicina, state sempre attenti a non divulgare troppe cose della vostra vita personale, perché in questo momento storico bisogna stare attenti anche a questo. Bene. E con questo è tutto. Allora, un salutone. Ciao ciao.